Un commercialista nocerino GD, le sue iniziali alla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale su atti di fede privilegiata e per interesse privato del curatore negli atti di fallimento. Approfittando della propria posizione di curatore fallimentare di un'azienda, dopo aver realizzato un'operazione di investimento dell'importo di 3 milioni di euro, avrebbe trasferito sul suo conto corrente personale presso una banca di diritto estero una somma di oltre 13.000 euro, pari agli interessi generati dall'operazione speculativa. Dalle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno è emerso che il professionista, approfittando della propria posizione di curatore fallimentare di un'azienda, dopo aver realizzato l'operazione di investimento di 3 milioni di euro, vincolando la liquidità dell'attivo fallimentare, avrebbe trasferito gli interessi generati dalla stessa, pari ad oltre 13.000 euro, su un conto corrente personale presso un istituto bancario estero. Secondo l'accusa ed il giudice per le indagini preliminari, l'operazione sarebbe stata realizzata attraverso la realizzazione di un falso mandato di pagamento in favore del professionista, con un logo della Repubblica contraffatto e la falsificazione della firma del giudice delegato. Per nascondere l'operazione illecita, il commercialista nocerino avrebbe quindi evitato di registrare nella contabilità dell'azienda fallita l'operazione, addebitando sui conti di quest'ultima i costi sostenuti per la realizzazione dell'operazione speculativa. Le Fiamme Gialle hanno quindi proceduto a sequestrare circa 18.000 euro e a notificare all'uomo il divieto di esercitare per un anno la professione di commercialista, di revisore dei conti, di amministratore, di società di persone e di capitale, di sindaco di società. Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare solo da pronunciamenti irrevocabili, l'attività della Guardia di Finanza testimonia in ogni caso il costante impegno profuso da Procure e Fiamme Gialle a tutela dei cittadini e degli imprenditori affinché sia sempre garantito il controllo di legalità nella pubblica amministrazione e nell'amministrazione della giustizia, anche in ordine agli incarichi affidati ai privati.